Bentornati a Circo Massimo, da quarti a settimi, forse ottavi il passo è breve fin troppo breve, sta durato praticamente l'arco di una partita, la Roma perde a Bologna, rimette in discussione tutto a partire dalle sue fondamenta. Ne parliamo con Alessandro Ostiri, come sempre, che fa già gesti abbastanza sospetti. Ciao Alessandro, buonasera al tuo hashtag. Buonasera, no, dei dei piedi davanti che mi hanno fatto un attimino trasecolare. Dunque il mio hashtag è obiettivo. Obiettivo quello che io vorrei capire. Eh, quale è della famiglia ne parliamo dopo. ne parliamo dopo con filippo biafora buonasera filippo ben trovato ben hai tolto le pinne e indossato le, le class sono congelati so quindi sono dosato, due zatter questi zatteroni <ride> ghiacciati sì, sì. Eh, è sono due iceberg <ride> <ride> il tuo hashtag filippo il mio hashtag è che fine hai fatto riferito a lorenzo pellegrini eh, molto sinteticamente quest'anno totalmente sparito, ma anche l'anno scorso era in calo rispetto alla stagione precedente però quest'anno missing proprio Può essere Circo Massimo senza Piero Torri? Assolutamente no. Ah. Buonasera Piero Buonasera quasi a tutti ma sto proprio sbragato <ride> eh, il mio hashtag è appello che è quello che ha fatto Murigno eh, ieri nel, eh, nel dopopartita. io non ricordo, magari mi sbaglio Uh, un murigno uh, che uh, si propone in questa maniera e stiamo parlando dello special one. Mi fa piacere per certi aspetti, ma aspetta la risposta: dei muti, uh, cioè dalla proprietà. Già, tre argomenti sempre. interessanti, tre astacchi interessanti, ne parliamo tra poco. La buona notizia è che non c'è Riccardo Codumaccio, ma abbiamo un sostituto. E che. Buonasera, buonasera amicissimi e amichessime del Circo Massimo. Parto con due superlativi questa sera perché sarà una puntata ricca. Vi ricordo che potete seguirci, oltre che sul canale 16 del digitale terrestre, anche sul canale Twitch dell'Emittente. Vi ricordo l'hashtag Al Circomassimo sui vari social, seguiteci su Facebook, Twitter, Instagram e non mancheranno ovviamente i meme della pagina Chic Posting. Ci vediamo più tardi, Gabriele, linea a te. Grazie Vincenzo, grazie Vincenzo, Torrismo, non Una so come più come chiamarti. Hai già aperto il profilo di Threads? Non ho aperto il profilo di Threads, non credo Neanche lo farò perché Massimo. le brutte copie Cirulli non mi non piacciono. ha aperto il profilo di Ma Cirulli già Ma il sta profilo su. di che? Tre... Adesso c'è un nuovo social, Piero, che si chiama Threads. E è il Twitter Dice, di Zuckerberg. Argomenti. Sì, diciamo, è, un, è un social fondato dalla società Meta che è proprietaria di Facebook, di Whatsapp. Mr. Zuckerberg. Yes. Sì. E siccome ha dei problemucci, l'ex Twitter ora X di Elon Musk è l'operazione tutti ho, dicono... Ho visto qui a Roma i discorsi Elon Musk. Sì. No, eh, avanti. Fra un eh, ristorante e l'altro... Piero su Tres potrebbe... Piero su eh? potrebbe... Non c'è neanche lì. Ci sono, ti sono ti... gli audio, vero? Non... Sì, gli audio ci sono. Io eh. ho la sensazione che sia un alieno. E <ride> lo mascherò. Sì. E voi credete che qualcuno non sia presente... Secondo voi Leonardo, ne era un alieno? Uno che disegna l'elicottero, uno ah, pensavo allenatore? Eh? No. Eh, per me era un alieno. Stanley Kubrick non era un alieno. Per Vabbè, dire, Agostini ha già rovinato la trasmissione. Alessandra Austini sì. non è un alieno, sì, è sì. eh? sicuramente un extraterrestre calato in un contesto abbastanza però, strano. Pie, ma io Pincezzo me ne tornerei volentieri <ride> nel contesto, voglio. se, mi, dai, se mi date un mezzo per tornare da dove sono venuto, vi lascio tutto, <ride> sì. ma proprio serenamente, divertito. L'appello di Alessandra Austini. Sì. no? Però non io non potrei farlo perché mi mancherebbe, oltre a mia figlia, a Roma quindi. Eh, o vengono con me o non mi sposto. Bene, bene. Da e che... qui ci fai un po allora, promuovere. facciamo così. Partiamo dalla partita che secondo me ha Quale? ben poco da, da sviluppare come tematiche, perché è sembra una partita 14 contro 8. Lascio a voi chi vuole partire per primo, perché stasera è tutto così, di parole e libertà. Prego. Stasera. Beh, insomma, eh, tutto è stato meno che una bella Roma. Tra l'altro, di fronte a una squadra che gioca a pallone... Eh, e questo ha evidenziato ancora di più i problemi eh, che la Roma ha da un paio d'anni a questa parte. La Roma fa fatica, soprattutto contro le difese schierate, contro squadre che chiudono gli spazi a, a creare gioco. Io vi invito, se per caso doveste rivedere la partita, credo che pochi lo faranno. Anche Io se so coraggio. che adesso no, c'è la possibilità, vai su Dazzola lì al quadratone, sì, sì. rettangolone <ride> e te la rivedi a valutare il Bologna con il pallone eh, tra i piedi, gli altri dieci, compreso il portiere, come si muovono e la Roma con il pallone, gli altri dieci come non si muovono. Credo che la differenza stia tutto qui. Poi per carità, <coughs> una Roma con questi problemi, nella giornata in cui non ha il suo talento più puro, che è eh, di bala, e, e, e l'uomo eh, con le ghiappe più grandi del calcio mondiale, eh, non nel senso di fortuna, è davanti, eh, davanti fa fatica a produrre il gioco. Devo dire insomma, che è stata una bella delusione, l'ennesimo eh, esame eh, non superato eh, e adesso speriamo bene per il futuro. Insomma, a me la Roma preoccupa molto per domani. Dopodomani e anche un po' più in là. Filippo. Ma io se potessi, passerei direttamente al prossimo argomento. Allora, se, sì. no, no, voglio... se non hai nulla da no, aggiungere no, sull'argomento, aggiungo... capisco che è difficile. No, no, è il peggiore. Sì, no, sì, ce dico, lo rendeviamo subito. È veramente poi... quasi da non parlare. della partita, ma da parlare di tutto il resto. E, ed è una cosa che è brutta da dire. Perché quando c'è una partita, noi parliamo di calcio. Il calcio si gioca. Dovremmo nel parlare campo. di calcio. Sì. 90 minuti più recupero. Ed è, ed è brutto, ed è brutto. Ieri ho visto la partita con diverse persone, è stato il, il secondo tempo dopo il 2-0, ovviamente partita già in salita, 2-0, tutto, velotti che sbaglia. Per molti è stato molto difficile rimanere concentrati sulla televisione e a guardare la partita e non fare altro e non... Eh, di la, distogliere l'attenzione da, dalla Roma che è un, una cosa molto brutta secondo me e, ed è indice di quanto ci sia bisogno di una svolta a tutti i livelli secondo me Alessandro vi chiedo Alessandro. mi chiedo chiedo ai nostri telespettatori dov'è la notizia cosa questa partita aggiungerebbe rispetto a tante altre partite che abbiamo visto in questi anni devo dire soprattutto quest'anno Quest'anno secondo me è il peggiore dal punto di vista del, del rendimento, no? Perché negli due anni precedenti ci sono stati dei momenti in cui comunque la Roma sembrava aver ingranato, eh, aver trovato una sua strada, una sua identità, che comunque la portava ad avere anche dei risultati discreti in Italia, nel lungo periodo mediocri. E ottimi in Europa, ma comunque sempre in, nella seconda parte. Io quest'anno di bello ho visto solo di Bar e Lukaku è veramente nient'altro. Posso fare un po', ti interrompo subito, scusami. Secondo me anche quando la Roma faceva le partite difensive, è comunque una qualità: cioè tu sei umile, sai che. anche perché era puoi una scelta, fare. Eh. Ci sono state partite, ad esempio, una con l'Inter che è stata esageratamente brutta. Qualche anno, due anni fa, mi pare, ci fu una partita sì, con cioè, i minimi termini, con mille assenze. Veramente sì. brutto, ok, però io non vedo neanche quella qualità difensiva che abbiamo visto lo scorso anno e soprattutto due anni Ma fa. Questo, secondo me, è una Ieri, Bologna sulla fascia destra, eh, quindi la fascia sinistra della Roma, ha è triturato. entrata otto volte, nove volte. Non... è vero che poi e ci il metti gol... il gol. Il gol è cioè, la soluzione: è, uno, è metterci okay. il gol, però quante volte, anche a un certo punto, Christensen e Rui Quadriso, c'è cioè una palla velenosa dove poi la fanno scorrere, ma troppe volte alla fine il gol lo prendi. A me manca di vedere almeno quella solidità difensiva. Se non hai quella qualità offensiva visto che ti manca Lukaku, ti manca Ribala, però è cambiato tanto anche dietro. E è vero che ti mancano ha... Smalling, ti manca Bagners, le sostituite con Di cioè, io per un peggioramento bene, non vedo la scherzo. stessa cosa no, poi, non ho mai detto Smalling che so, a Verona c'era Peraltro Ed è stata insomma, sì, una, è una partita brutta Poi non potremo mai sapere Smalling in queste partite cosa avrebbe cambiato no? Ma io credo che ci sia una spiegazione A questa metamorfosi che è dovuto al fatto che Mourinho ha basato il suo allenare la squadra sui nervi, l'intensità, la compattezza, il nemico contro cui combattere. Ci ah, possono roba roba essere pure dei pregi è quelli. Sì, ma la tensione nervosa, no? la carica, stare là sul centro prima o poi finisce. Non ce la fai per tre anni a fare solo quello se intanto non costruisci anche un'organizzazione di gioco. Piero ha ragione. Ma io questo pensiero l'ho fatto in tante partite. Guardate, la Roma quando ha il pallone tra i piedi, guardate gli altri dieci, non c'è niente, nulla. E quest'anno la Roma non ha battuto neanche una squadra delle prime dieci in classifica. Neanche una, con a tre ci deve ancora giocare. Tempo. Con tre ci deve ancora giocare. Quindi mettiamone sette. E ha perso con l'ultima classifica e ha pareggiato con la penultima, ha fatto una serie di vittorie anche abbastanza rosicchiate con delle squadre di media-bassa classifica ora esco, se l'Atalanta dovesse perdere oggi settima in classifica settima, sì. comunque a tre punti al quarto posto, ancora ci sarebbe tutto il tempo di recuperare e glielo dobbiamo dare per carità, fino a due giornate fa stavi a pensare all'attacco al terzo posto al Milan adesso ti ritrovi settimo. Ma, ma se questa è la squadra ma che prospettiva può avere questa qua, che ora gioca con Napoli Juve, Atalanta, Mia Dove deve stare 12. la Roma in classifica tra quattro? Sì, io me lo auguro, Piero <ride> Che ci ho? Con in mezzo la Coppa Italia è un Che se passi c'è derby Poi ritorna all'Europa. E questi Eccoli qua cioè, essere cioè non penso di essere pessimista io Realista è Questa roba qua per me Cioè non è accettabile Cioè la Roma fa una serie di partite quest'anno Che non sono accettabili perché un conto è giocare male, perdere, essere sfortunato. Cioè qui siamo proprio, abbiamo oltrepassato il confine dell'accettabile. Roma-Inter, scusate, Inter-Roma, Roma-Milan, gran parte di Roma-Fiorentina, Bologna-Roma, Slavia-Praga-Roma, Verona-Roma. Eh, sono partite accettabili. Verona-Roma, tutto sommato, sì, te dice pure un po' male in quella partita. Eh, ma sai, il, tutte... derby, no, il derby ah, per me, tutte e due le squadre tutte e due il derby sì. hanno giocato, giocato per derby. secondo tempo, però, è un derby, c'è la paura di perderlo. Il secondo tempo, storia. Lazio e Roma hanno giocato per Parigi. Sì Però, volevo dire qualcosa a proposito della eh, solidità difensiva della Roma, perché è vero che manca Smalling e, e lo Smalling dell'anno scorso avrebbe fatto molta, molta differenza. Ma è proprio l'atteggiamento tattico della sì, Roma. Che porta... È proprio la qualità tattica della Roma difensiva la Roma non c'ha difensori per l'uno contro uno ieri il lancio di de, de quello del Bologna, Ngoye si chiama quello. Ndoglie. Ndoglie, Ndoglie, o, vola, o vola va lì mette al centro arriva Moro, <coughs> e, e fa gol. che Credo sia stato il, forse il primo tiro nello specchio della porta che la Roma brand, lì. I problemi si centuplicano perché la Roma è obbligata ad andare a fare la partita a lasciare spazi, e, e in quegli spazi le altre squadre pasteggiano. Allora Piero, facciamo tutte così di Questi occasioni. problemi ne parliamo dopo un consiglio per i nostri telespettatori. Quello lì. Star Stai la stella dell'intelligenza artificiale a servizio dei prodotti finanziari. Vieni da noi. Stiamo cercando proprio te. Ciao a tutti, mi hanno sempre detto che il troppo stroppia. In realtà non è così, soprattutto se parliamo di intelligenza, che non è mai troppa. Per questa ragione anch'io, per i miei investimenti, mi sono affidato a Star AI. Mi raccomando fate anche voi come Piero Torri che adesso ci parla dei problemi Non immersi... con i matrimoni ma No, con i matrimoni fate come Piero Torri su altre tipi costa, di... Costano Esatto, mm. costa. per questo poi fai investimenti co... È certo, eh. per, recuperare. Cioè, per, recuperare, per recuperare Vai Piero Credo che sia proprio un problema di caratteristiche dei giocatori E, e poi a, a, allargando eh, il concetto A me sta pure bene che la Roma sia brutta, sporca e cattiva però troppo volte non è né cattiva né sporca, rimane solo brutta. E i risultati stanno lì. Ragazzi, non è soltanto la posizione. 25, la Roma ha 25 punti sì. in 16 partite, vuol dire un punto e mezza partita. La proiezione, sì, sono 57, 60 punti. Non so se vai in Europa, non va in Europa. Anche no, sempre, se, eh, secondo me quest'anno la quota per il quarto posto perlomeno, a meno che uno... Non so, il Napoli fa un filotto di 6, 7, 8 vittorie e credo che solo il Napoli delle squadre dietro può immaginare. Osimene eventualmente va eh? Osimene va in Coppa d'Africa adesso. Sì, apposta adesso. Secondo me la, la quota del quarto posto si abbassa, ma la Roma rischia di non arrivare a 30 punti al giro de Boa nei due anni de Mourinho La Roma ha fatto 63 e 63. Se giri a a 29, a 30 anche, eh, non stai fai manco meno. fai meno fai meno, fai meno no, meno. in proiezione a me questo preoccupa poi mi preoccupa Di Bala che lo rivediamo nel 2021, ragazzi Di Bala è la Roma la qualità della Roma è il ragazzino eh, ragazzino, insomma ormai c'ha 30 anni Si sta per sposare ragazzino. Esatto. Eh. ragazzini, scusa. ragazzino, ragazzino bravo, ragazzino. bravo Filippo eh, Sottolinea Mi sento offeso se <ride> no. Pare che saranno invitati anche alcuni cadaveri al matrimonio Viste le eh, preferenze da moglie eh, La Roma c'ha poco a cui aggrapparsi Poi per carità io sono il più felice eh, eh, di essere smentito Se eh, da domenica prossima c'hai cioè Napoli, Juve, Atalanta e, e Atalanta ad... mezzo Cremonese facciamo cioè. Atalanta perché finisce il giro di andata. Stiamo a metà stagione. Eh, io no... tra l'altro, in tutti questi tre anni nella Roma, io non ho mai visto nel corso della stagione un miglioramento, magari piccolo, Beh, eh... no, però dai, piano, rispetto all'anno scorso. Per no, esempio, io... la stagione scorsa, no, arrivi, a... Considero... arrivi a Roma non... Torino, ultima partita per il mondiale, che veramente. Abbiamo benedetto la sosta, <ride> ti ricordi Filippo? Sì. Penso, pausa caffè a fine primo tempo per sì, quanto sì, sì, la partita. 63 punti. Però stato, Poi la Roma ricomincia. C'è stato anche un Matic diverso, è stato pre-mondiale e post-mondiale. E comunque l'Europa va d'accordo, poi magari c'è stata qualche decisione arbitrale soprattutto due anni anche, fa guarda, che che t'ho non l'ho mai rivista, Però... ma la partita col Siviglia dallo stadio a Budapest non mi è sembrata la Roma di ieri no, contro il Bologna. La Roma ha creato più meritava di, di... Meritava di vincere. No. No. Comunque meritava di fa... ha fatto una partita di pallone, poi lascia stare là, la... ti parlo proprio della sì, sì, parte sì, tecnica eh, Piazzaola prende il portiere, ok, comunque arrivi a creare quella cosa. In generale ieri ho visto un una squadra intontita, non, non, non so come definirla. Non, ma che non, questo non Rassegnale. vuol dire che è soltanto Mourinho, vuol dire che anche i giocatori, vuol dire anche ma tu un tutto il lavoro, che, è tutto quanto. Se tu hai un allenatore, ogni volta che mancano Di Bala, Lugacu, uno dei due, tu, tu ti dici, eh, la prima cosa che ti dice prima della partita è dura senza quei due. Eh, oggi giocano tutti gli allenatori, però. Ma questo. no, nell'intervista prepartita, secondo te, Pioli va là a dire oggi ci mancano Lealo, e au, poi, eh, Girù? Gira eh, gira sarà non lo dice, cioè, Murigno, 100% parte da quello, sempre, ma come si devono sentire gli altri? Ma perché Belotti dovrebbe sentirsi Sono comunque quello... pagati, sono comunque pagati, pagati per fare i gol. Sì, però, non, Filippo, eh, non... sì. io capisco quello che tu dici, cioè, un allenatore un è anche po'... uno psicologo. Lui è il suo metodo, Alessandro Di Punga, ma non funziona però. <ride> cioè, Mi pare chiaro eh, che funzioni. È sempre stato funzioni Nella eh. Roma non funziona è sempre cioè, stato uno che... dire, Se io fossi quello del Chelsea Non giocherebbero molti dei miei giocatori Ho capito ma cosa si aspettava Questi hai. Ma a Roma cosa si aspettava Cioè nonostante tra l'altro C'ha una proprietà e tu lo sai meglio di tutta Roma Forse sei quello che lo sa meglio anche Addirittura più loro. dei fritkin che pagano Quanto costa la Roma Cioè più di questo Non è possibile fare no. Cioè è stato preso Ebram a forse 40 milioni questo. È possibile. Possibile. Di Bala, Lukaku Comunque sono state evitate cessioni dolorose Si è sempre cercato di tenere i migliori Cioè più di questo veramente non si può E io vorrei capire che cosa aggiunge Lo stadio pieno Verissimo, merito suo Il consenso popolare La rappresentazione della Roma Ecco, ritorno al mio hashtag obiettivo, Qual è l'obiettivo di Fritkin? Essere popolari, avere lo stadio pieno La gente che tifa la Roma allo stadio tutti contenti, poi tutti, sto tutti, mettiamolo dico. pure in discussione. Te lo dico io: io qual è l'obiettivo? Oppure risposta. costruire qualcosa? La risposta, Alessandro: Fritkin, la risposta ufficiosa all'intervista di ieri è di rinnovo, non se ne parla, bisogna arrivare in Champions League. Eh, questa è la risposta, ma questa ma è la risposta. Si può pensare, ed, è, scusami ed è una un risposta eh. che è arrivata già inizio anno, a ragazzi. Me perché però... io negli anni precedenti, sempre con Mourinho in panchina. Non mi ricordo mai, perché i frit che non parlano, ma fanno parlare, perché anche questa cosa è vero che non parlano, ma se tu hai una dirigenza che parla, hai comunque un, dei messaggi che vuoi veicolare, puoi anche parlare, certo. no? ovviamente. E a inizio anno la cosa dell'obiettivo Champions. Non è che è stato detto quarto posto perché dobbiamo tornare in Cena. Eh, è obiettivo Champions proprio. Usanto sacro santo giustamente perché io... quando vai a investire sì, 7 però... milioni e mezzo però per Lucano. Io ti chiedo se la Roma non, non va in funziona così. Così. non funziona non puoi così puoi arrivare a. Eh, a perché maggio, magari te stai eh. a marzo, aprile, che ancora non lo sai, e esatto. che succede? Aspettano. Eh, la Roma ha bisogno di programmazione. A Roma è da ri non voglio dire da rifondare, ma è da cambiare profondamente, c'hai po pochino da vendere. Io non credo che. Allora della rifondazione della Roma vai. ne parliamo dopo lo spazio di Vincenzo. Rifondazione a me piace come noi. <ride> Si parla di rifondazione, di riprogrammazione, noi andiamo a vedere la programmazione dei meme. Andiamo a vedere i meme, ecco qua, il primo è un, uh, un remake, anzi un rifacimento, così piace di più a Piero, un rifacimento di una... No, capisci, ormai dico, epica. Remake. no, forse remake. Remake. remake, remake sì, dai. Di un'epica scena, insomma, che ha, che ha sancito la nascita eh, della pagina S Roma Chic Posting, qui è Belotti a vestire i panni... Del, eh, de, del, del povero Schick con l'errore davanti a, a Ravaglia, poteva tirare in diversi modi, ma ha deciso di cogliere il. Poteva bottiere. pure andare avanti, avrebbe potuto anche andare avanti. Sì. Andiamo con il prossimo. Il prossimo riguarda le possibili avversarie della Roma in Europa League. Una sola è quella il Feyenoord Non ce ne liberiamo, ragazzi. Ovunque, ovunque andiamo, qualunque competizione a, a, allo europea. Il di Sarri quante possibilità ci fossero? Non solo di, del sorteggio ma che uscisse per prima perso tipo una su quante migliaia di combinazioni ma no, poi uscendo, per, uscendo 8? per prima una su eh, otto no, cioè, co... una fatto su sette parte una su sette ma poi comunque ah, per prime per, per, eh. ma, ma per uscendo prima. poi per prima a quel punto Fennel poteva prendere tutte è le esatto. altre quindi la percentuale è la minore L'hai presa nella situazione esatto. in cui era meno probabile. Ce n'era veramente una su decine di migliaia. Vai, vai tutto giusto, tutto corretto, vai, ma saranno loro sette, i nostri avversari. Uno e uno anche Spider-Man, lo Spider-Man di Tom Holland, se ne stupisce. Eccolo qua, ovunque io vada, vedo la sua faccia nella <ride> famosa <ride> scena di Spider-Man. Anche Tom Holland rimane stupito di, questa, di questo nuovo scontro che ci vedrà insomma contro gli olandesi. E poi anche Einstein. Nei, nei, panni del, questa mi fa ridere molto, nei panni del sefardito, eh, due cose sono infinite: l'universo e la Roma contro il Feyenoord E non sono così sicuro per quanto riguarda l'universo. Eh, io avrei concluso con un E. Eh. E eh. questa sì, ci sta bene. <ride> Andiamo avanti. Qui abbiamo, un, uh, abbiamo le differenze tra un albero e Renato Sanchez. Cosa fa l'albero? L'albero non corre. L'albero non dribla, l'albero non può fare gol, ma l'albero quando gli passi la palla te la dà indietro. Renato Sanchez invece non corre, non dribla, non può fare gol. E quando gli passi la palla, cosa fa? Nulla, non fa no. assolutamente <ride> nulla. Questa, questa era cattiva, eh. questa, era questa era cattivella Ma andiamo avanti, ecco qui la doppia faccia della medaglia: da un lato Mourinho out, e quindi ennesimo sesto posto, zero gioco, Sanchez e Paredes, liti inutili. Dall'altra parte, con Murigno fino all'inferno, una frase che Piero detesta, e cosa abbiamo con Murigno fino all'inferno? Prima Coppa dopo 12 anni, giocatori fracichi, Lukaku e Di Bala, colpa di Pinto, l'eterno dilemma del tifoso romanista in questi in questi anni, ecco, eccolo qua: con Murigno fino alla morte, letteralmente io aspettando <ride> la morte. Questo, questo è Majin Buu, Piero, è, è straordinario. Un famoso, cattivo famoso, è un famoso. cattivo di una saga che tu più volte hai già commentato. <ride> ma, Ti ricordi? È? Ma che c'è in testa? È un codino. È un codino, codino. Ah, codino. È il cattivo di un manga. Quale manga? Ma... <ride> Vabbè. Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball. Eccolo qua, qui abbiamo Samuel L. Jackson, da un lato io tre anni fa convinto che con Mourinho la Roma sarebbe diventata una squadra top piena di campioni, io tre anni dopo. Eccolo, questo è Samuel L. Jackson sul set del film Black Snake Moon, Il lamento del serpente nero, racconta la storia di Porta un boss del Mississippi. Andiamo, ecco, arriviamo a uh, uno scontatissimo ma sempre efficace meme di Natale Quest'anno ce lo serve su un piatto d'argento Mary Christensen, eccolo qua, ad augurarci buon, buon Natale Giusto quello direi E ci siamo, ci siamo, Erano con è concluso, finiti, i meme sono finiti, torno da voi C'era qualcosa da dire Filippo? Io non me. ho visto quello Spider-Man, per me lo Spider-Man storico è Tobey Maguire, come si chiama? Sì, eh, Tobey Maguire, eh, sì, sì, la, la trilogia originale. Si, si, ci eh, siamo mi, mi sentivo di dirla. Eh. Sì, Hai, se hai fatto quello di Spider-Man? No, non l'ho visto. No, no ho è che in siamo cresciuti <ride> con quello Spider-Man là. Ah, ci quasi. fermiamo, pausa, torniamo tra poco. Eccoci qua di nuovo in diretta. Avevo interrotto Piero come al sol come il mio solito, ma non sì, è colpa mia. Che... Cos'è che manco io? Ci siamo distratti ah, a parlare. No. di Spider. Parliamo di questo blocco tutto in inglese: detto. tutto in inglese lo, lo parleremo. Yeah. <ride> <mi fermo> <ride> ma pure sentendo Bruce Springsteen ci aveva parlato con Bruce? No, no, ci no. vorresti parlare con Bruce? Che domanda faresti a Bruce Springsteen? No, non Vorresti no. non conoscere meglio. Mantenere io... il mito, esattamente. Ho sempre sono d'accordo. Io credo che se avessi voluto. A, a, a avrei potuto eh, anche per il mestiere che faccio però non l'ho mai voluto perché sta là ma una no. foto ce l'hai con Bruce Springsteen? no, non ce l'ho ah, zero, no, no, zero contatti un fanatico di ho un ho di, distante, ho dei però. bietti dei concerti <ride> ma neanche tutti quanti ne hai fatti? chiedo fra 50 e 60 più del Bruce tutto il mondo no. sì però eh beh insomma tutto il mondo, l'ho visto un po' all'estero, l'ho visto in Sudafrica, in Inghilterra, in Francia, in Spagna Stati Uniti? Stati Uniti eh, eh. tutto il mondo praticamente New Jersey proprio, lo sono andato a vedere la notte del suo 63 compleanno una notte Funestata da un ciclone, ci hanno fatto evacuare. Ti dico solo questo: botole, quelle... però poi siamo tutti rientrati. Non gli avevano detto agli no, altri no, spettatori, c'era certo. Piero Torri a... era lui. allo stadio, era lui il ciclone. Vabbè, torniamo alle cose di, di casa nostra, come dicono quelli bravi. Pa dichiarazioni post partita Murigno: direi che sono la partita di, di ieri. Vedo un Alessandro Ostini sconsolato. sconsolato. Debré, perché ancora finito. una volta io pensavo che fosse la sostituzione la doppia sostituzione per un ingresso per uscire di Sanchez la, la mossa per non parlare della partita, invece no, e invece no, se ne è inventata un'altra. Io ho l'impressione che ogni volta che lui dovrebbe ritrovarsi ad affrontare l'analisi di partite che vanno male, ci sia sempre qualcos'altro da mettere in pasto, no? il Karlsdorp mm -hmm. di Reggio Emilia e altri esempi che ora non, non ricordo ma c'è sempre una cosa, l'arbitro spesso la provocazione sull'arbitro mai una volta che si possa parlare solo della partita di quello che è successo, metabolizzarla, analizzarla no, ha spezzato il fronte dicendo una cosa che si era capita che era, che il, titolo. Che era titolo, che il titolo che diventa il titolo che si era capita, cioè che Mourinho volesse restare a Roma era palese, l'aveva già fatto emergere tra l'altro, perché così come Fritkin non parlando a qualcuno che parla, Mourinho quando non parla a qualcuno che parla ugualmente. I ah, messaggi sì. erano già usciti chiari. Io credo che questo, questo suo incredibile per certi versi, no, sia a prescindere, sia da una parte la conferma di quanto lui stia bene qui. Perché lui ha trovato qui un paradiso, ragazzi. Cioè, può arrivare quindicesimo vince la Conference League o, eh, non so. o non perdere la ho capito l'anno ma... scorso dei fischi ci sono stati ma non a lui stato... no però questo era aspetto non... ah, a tutti a tutti lui, che lui sta può... bene a Roma lui ci fa sta piacere. bene a Roma perché a Roma sa benissimo di essere amato dalla gente ha capito più di altri quanto più che convincere la società devi convincere la gente se la gente sta dalla tua parte Almeno in questa epoca, con questa società, vinci. Te non eh, mi sembra vediamo, che se, vediamo. Se vediamo. Intanto ha riuscito ad avere tutti dalla sua parte in maniera no. molto intelligente. Però, tu... però... Ogni volta ci aggiunge una dichiarazione, no? Ogni volta ci sì, aggiunge una carezza. Tutti. Ma perché, secondo me, lui ha pure capito quest'altra cosa che se tu dai una carezza ai tifosi li fai sentire talmente oh Murigno parla di me cioè quelli che vanno a Bologna che si sentono dire incredibili che stavano qui ah, e eh, vanno si sentono con... quindi noi siamo protagonisti l'hanno fatto questo, con chiunque questo è un meccanismo dai. che lui ragazzi non... ha citato Dino Viola cioè si è andato c'è cioè, sicuramente qualcuno che gli consiglia queste cose ma sono mesi che fa dichiarazioni pro-romanismo ma quante ne ha dette di cose ha capito che qua Passa molto la linea, ce l'hanno tutti con noi, ci rubano le partite, c'è il complotto, eccetera, che è una cosa molto non devo, dire, devo dire non solo romanista, eh, molto perché... dei tifosi molto dei tifosi in generale e lui su que questa eh, roba giannolo. si è garantito una sorta di immunità popolare, dopodiché, non credo che abbia grandi nemici dentro Trigoria che possono complicargli la vita quotidiana, perché non mi pare che ci sia una mezza figura che lo possa contrastare dentro Trigoria, ditemi chi è. Cioè In Lina Solobu, che io rispetto, e secondo me è una figura anche sottovalutata, può andare da Mourigno a dire eh, non ci piace come no, gioca no, la Roma? Farà no, intervista. No. Intervista. Vabbè, fa una buonissima intervista. Instituzionale... al sole, 24 cioè. ore... Perché dovete raccontare qual è il suo eh, piatto appunto, preferito? L'intervista eh, sì, allora... È, allora istituzionale, beh, comunque fa la però almeno la parla, almeno dice delle cose. Ma quella, Lina Solobu si occupa dell'azienda a Roma, non si occupa della partita. L'intervista fatta peraltro. Tiago Pinto ha la forza di contrastare Murigno? Zero. C'è un giocatore da Roma che si può permettere di contrastare Purigno? Zero. Madem Quindi è. è sostanzialmente plenipotenziario dentro casa, acclamato dal popolo, che è quello più rumoroso, vistoso, e soprattutto, qual è l'alternativa? Ditemi le alternative. C'è cioè, Filippo che non ha messo Purinho, Purigno? di una rabbia. di cosa le C'è un'offerta? Eh? Secondo me lì qualche scritta? cosa deve. Cosa, qualche cosa indubbiamente sì. Scritta? Eh, io penso che non avrebbe problemi ad andare in Arabia. Mi direi se c'è una scelta adrenalinica come in un club di, di un campionato eh, importante. Io credo che lui si nutra di adrenalina, di partite eh, che vogliono dire qualche cosa. Va una rabbia se rivolta ai di cammelli dice che sto a fare qui. Piano, però se qua, la Roma cassa. continua così, là, cioè non ne fai le partite beh, che conta Vabbè, nah, eh. adesso c'è la Coppa, c'è la Coppa Italia, c'è la Coppa. Sì, però io, quello che dice Sandro, io credo che ci sia eh, anche una parte mediatica, però io credo che ci sia anche una parte di verità, Sandro. Io credo che lui è effettivamente. Avendo, lui è stato al Real e al Chelsea che di Foserie che ci una puzza sotto il naso. E, e, ci manca poco all'Inter eh, probabilmente Chelsea, meno, eh? Eh? Chelsea guarda meno eh? no Chelsea lascio perdere la eh, no, 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 uno... peggiore che ho visto eh, in no, Inghilterra secondo me sottovaluti. No, no ma vanno lì non con, è come Real non, no, non è così no. non è, è come Real è, è la squadra snob di, eh, di, eh, di, Londra. di Londra tutti quelli del Chelsea sono snob no sì. per come carità non che voglio questo dalle Alpi dall in poi. Però insomma, io credo che qui lui abbia effettivamente toccato con mano la diversità eh, della passione, dell'emozione, della tifoseria che canta quando stai a perdere 2-0 a Bologna e che comunque contro il Lecce stai sotto al 90 e sta lì eh, a tifà. Credo che l'abbia toccato, è troppo intelligente per non... Eh, per non capire questa cosa io credo che questa cosa l'abbia effettivamente toccato che poi ci possa essere là a me sarebbe piaciuto che ieri nel discorso che ha fatto io non voglio andare via da Roma sono pronto a firmare in bianco eh sì. come fece per esempio Del Piero con la Juventus Ma e gli costò il posto a Del Piero perché... Eh, eh, Agnelli fu costretto a fargli firmare un altro anno di contratto e dopo pochi mesi in una arida eh, conferenza sabauda eh, in quel di Torino Andrea Agnelli annunciò questo è l'ultimo anno di Alessandro Del Piero, Del Piero che era la faccia della Juventus era la bandiera della secondo Juventus secondo me avevano rinnovato soltanto perché c'erano state perché aveva detto eh, che firmava a costo esatto, zero esatto cioè, se no non l'avrebbero mai rinnovato esattamente Lì sarebbe stato perfetto, però io credo che ci sia della sincerità De, eh, de Mourinho eh, in quello che dice nella suo, nel suo stupore di aver conosciuto una tifoseria, forse saremo presuntuosi a dirlo, magari ogni tifoseria. Io ci credo se, un po' se, meno di te io pure se, come Alessandro, però anche perché non poi è che lo lo so solo lui, eh? nel senso che io non mi posso permettere di dire quello che pensa perché nella sua testa c'è sta lui. La mia impressione, io non credo alle lacrime con Materazzi. Cioè, per me Murigno è le... talmente cinico. Per me è talmente cinico che erano costruite le lacrime con Materazzi cioè Per me questo è Murigno, e quindi non ci credo. No, io quello no. ci credo. No. Eh, sai, io, un momento. Posso... Questa è la mia impressione. Sì, posso... Per carità, io per... dico che al di là di quello che dice Murigno, secondo me non, non ci sta il discorso che qualsiasi cosa faccia Murigno va bene alla tifoseria. Io credo che se noi eh ci rivediamo qua il 20 gennaio. e eh, Potenzialmente puoi essere andato male nel ciclo con Bologna, Napoli, Juventus. Eh... Male è iniziato Col male. Con Bologna eh, già donna, hai... hai già. Potenzialmente... Bologna già Potenzialmente potresti anche essere. andare male in Coppa Italia, quindi cioè alla Cremonese, poi al Derby. Io credo che tutti sono importanti, ma poi resta una cosa importante: i risultati e anche i tifosi. Io mi ricordo l'anno scorso quando la Roma ha avuto un momento di difficoltà. C'era un'area completamente diversa. Poi è vero che quello che succede allo stadio fa tanto rumore, perché comunque ci sono state delle, eh, delle dimostrazioni d'affetto importanti, soprattutto al di là dello striscione dell'ultima volta, la volta precedente in cui c'è stato il coro, all'improvviso, all'88esimo, è partito questo coro molto spontaneo, seguito poi da tutto lo stadio. Quindi è vero che lo stadio conta, però secondo me il tifoso vuole anche risultati, non è che dice. E vado con Murigno, anche vado in Serie B. secondo sì, Se me non tifoso è così. Secondo me non è così, Alessandro. scoprirà son quali sono le alternative. Poi, su quello che dice lui, ognuno è libero. Cioè, è ovvio quando che per Filippo te è più Biafora costruito. scriverà alla Roma su Pioli, su Tiago Motta, su Conte, su che ne so, Palladino, okay. o chi ve parabolico, tu vedi quello che succede. Capito? Io. Non esci. Vabbè, però, alle, A questo punto, eh, ma che siamo matti, ma capito, che è davvero. Ma, pio... allora... ma che siete pazzi? Murigno vuole restare, pre... pen... pensate a Pioli? Cioè, verrà presa tipo una cosa. Però non è mai successo in società si Altro, faccia per è Pioli e per tifosi, eh? Pure per me è bravo. Mm. Ma porta Pioli a Roma. Guarda no, Vabbè, resta... Pioli è stato. Pier... Va bene, Lazio. Piero, Pioli conosci meglio là. di me la, 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 gli Ma umori. Chiunque dovesse arrivare Se domani esce Filippo Biafora. Sarebbe o Gabriele bastante. conflitti, la Roma su Pioli. Tu dimmi che succede. Vabbè, però, Beh, però aspetto, mi prendi pure Pioli. Pioli ha cioè, cioè, passato è la Pioli, schiale, dai. Cioè, Pioli e ah, Pioli. Dimmi qualche, cambialo con chi te pare. Tiago, Tiago Motta. Motta. Diciamo Tiago Motta, Tiago Motta dai, Motta. che è quello che abbiamo affrontato io. Eh. Far pareggio ai primi Stai due. Stai scherzando? lo stadio Ho capito il senso. Ma se il tifoso della Roma capisce che l'alternativa è Tiago Motta. Con Murinho che ti ha appena detto, io voglio restare quello che dici tu. Ok, non ma una società deve ragionare in maniera diversa dai Speriamo tibosi. che lo farà lo deve Secondo fare. Secondo me, nel calcio ci si dimentica tutto in fretta, per quanto poi possa essere difficile. Per me non state capendo ehm. la portata, poi è vero, cosa. guarda che cosa è successo al Napoli. Hai preso Ruri Garzia dopo eh. per me non avete puoi ben, fare anche le scelte. non avete ben chiara la portata della difficoltà, di non Vabbè, ah quindi Murigno, Murigno sarà, deve essere allenatore a vita. Per me eh, non tipo... è così. Per me non è così. Ragazzi, per me. Non la Roma si deciderà di cambiarlo. Poi vedrete, vedrete quello che succede. I risultati contano. Ne riparleremo. Risultati... Ma a un certo punto Guarda, i risultati no, parlano. Ma io, no, però se... è la fine me, della la Roma... popolarità dei fritkin Ma se tu l'hanno successivo invece che Mourinho prendi un altro allenatore vince lo scudetto Sarri. ma chi se ma ne frega che dice io ho capito Gabriele, dopo 10 giornate Garzia non so ricordare più nessuno che avevi eh, perso la top arrivare eh, le 10 giornate però eh, ho capito Vabbè, eh, allora ricordati il 26 eh, maggio il 26 eh. maggio quello ma che, che dici è assolutamente vero sarà è complicatissimo dopo. ragazzi Ma messo io continuo a pensare che alla fine faranno la cosa più facile che la cosa più facile è tenere abbiamo l'esempio che ricordano Gabbielli quell'estate la Roma perde contro la Lazio vende Marchignos vende nell'estate non prende né Mazzarri né Allegri non prende ricordi? le prime che scelte due... pigna uno sconosciuto scelte. che aveva fatto bene in Francia ok ah, intercampionato sì ok però non, non è, è che oh, fu accolto felicissimo eh, eh, eh. di essere smentito cioè, io ti dico i tifosi che da Roma accoglieranno a braccia risultati. aperte il successore, quando sarà continueranno a, a stare allo stadio a tifare accogli. pure quando si perde con per lecce me, in casa a vedere tutte queste cose che io non ho ma mai, scusi, mai visto, no, no, non, non ho, ho due anni, mai, questo mai stata questa situazione allo stadio. Sono d'accordo, non c'è so mai stato. io mi ricordo che c'erano persone che 60.000 tutte le domeniche, mai mai okay. non è fischi ah, quando, fai, degli, quando no, giochi in fai tre passaggi 80, mai quello è vero anni 80 era troppo piccolo intanto sono stati fischiati i giocatori ma, ma chi Filippo dai non ho Pellegrini, subito mezzo stato. So, non essa. ho sentito ma giusta a me è meno male ma comunque essa, io, sei, eri... pronto a essere stupido quando tu mi fai vedere sono stato ciclo, senza Murigno io io ti dico che secondo me se tu fai un mese male non è che lo sto augurando sto dicendo che se fai un mese male Visto che non già l'anno mai... scorso erano partiti i fischi, l'anno scorso non è sarà... Ma non un po' in vita. Non fischi... sarà mai colpa il sua, fischia... mai. Quando fischi quando... al 93, con Murigno fino all'inferno, che, vuol dire? <ride> Dimmi, che vuol dire? Con Murigno fino all'inferno, allora, all che vuol dire? Si vada a riprendere gli stessi Che vuol dire con Murigno fino all'inferno? Scusami, Ma i Matteo. Matteo sono su misura. <ride> eh, no, ti mando un numero. Se, poi, oh, se potete far rivedere eh. gli striscioni per Fonseca. Rudy Garcia Fonseca, non si tocca, se no calcio in bocca. Questo me lo ricordo perché mi era rimasto. Cioè, sono stati fatti per tutti, poi è ovvio che lui si va oltre gli striscioni eh. per ranieri. Quanti sono stati, che ci sono state le lacrime dei tifosi, le lacrime dell'allenatore giusti, eh? cioè, non, non ti sto dicendo sbagliati. Sto dicendo che questo, questa tifoseria è vero che ci sarà sicuramente. Arriva Pioli, che per me. Cioè, sono il primo a non volere violi. Arriva anche il peggiore italiano che non, nessuno può vedere adesso perché ha fatto la scenetta eh, dopo no, il fallo tu, di Lukaku Lo fa tutte le domeniche. Okay, okay, no, vabbè, okay. ti parlo del peggiore dal punto di vista ambientale. Secondo me, se italiano vince otto partite, ne pareggia una, vince il derby con la Lazio, pareggia con la Juventus a Torino, vince a San Siro, Beh, italiano sei il più grande e perché sta, questo è questo il più grande. Per il comando, anche perché voglio però, è anche perché sono tifosi, anche perché tutti ah, è, sta, eh, eh, Stadio muridiani, sono tutti tifosi da Roma, fondamentalmente. Ci sono stati i per tutti, ci sono stati i per tutti, per tutti. No, io stato questo, che sia stato così, io per sono d'accordo. Con Alessandro. che ci però sia, non è ci sia un più sono d'accordo così dico non che, è mai stato io non, ma questo io non lo smettisco ma mai io non lo stato. ma io capisco poi anche io spero perché c'è però ti dico che poi il, il focus metteranno Roma, la Roma davanti per come per Roma. dovrebbe essere sempre il focus è la Roma ragazzi per me è così ci sono state volte in cui l'allenatore veniva difeso, eh, a un certo punto veniva mollato improvvisamente. Ricordatevi Roma-Fiorentina, e eh, ricordatevi sei mesi prima, Garzia, che cos'era no, il fenomeno, caso. le cose. Eh, eh, ma non è una partita, ci ha fatto vedere sei mesi no. di Parigi eh, e sto... due partite inguardabili. Eh. Ragazzi, io sto dicendo: <ride> i, i risultati contano. L'anno scorso, quando tu fissi certo il, il contano è banale dire. Quando uno fisca il 93, però qua eh, adesso sembra, però, secondo Alessandro, qui non qui contano. La, qui la situazione è eh, a prescindere, me, no? Me No, no, nella ricostruzione, Qui la situazione è un po' più grande. Quindi sono... Murini no, ha detto: no. Voglio rimanere alla Roma. Se la Roma non, eh, non lo conferma, chiunque arriverà. No. Comunque gran parte dei voti Non sarà io semplice Non credo tutti Non sarà divorzi. semplice Però Io se arrivasse anche Ammazza allora. l'orso Nedo Sonetti Chi ti pare? Se a chiederanno a Sicuramente sì. un appoggio sì. alla sarà, liposeria Sarà uno shock ver, cioè. Io non so se la società è pronta a viverlo Affrontare questo shock Ci deve essere vedere anche vedere Una intelligenza Cosa che Ruri Garzia a Napoli non ha avuto Da dire Ragazzi non sono Giuseppe Mourinho, però voglio il vostro supporto. Chiedo il vostro supporto, il vostro amore. Può spingere la squadra. Poi, se tutti presenti presenti, metti scheda in panchina, Osimè. Può essere che a un certo punto ti mollano. Tu devi avere anche una atteggiamento i primi a mollarlo sono stati i giocatori esatto Dunque, cioè... i giocatori sono stati vergognosi secondo me e comunque stiamo andando oltre perché Ti noi dico. ancora non sappiamo qual <ride> è la decisione della società no, che... io vi metto la decisione della società c'è non si rinnova adesso il contratto o Punto. sotto l'albero c'è cioè, il rinnovo del contratto di Mouninho o se non no ci per me non lo fanno sono disposto a non giocare io, io pure, che pure. Gioca una cena, io non c'è non, se... non avrebbe detto quelle cose se ci fosse la trattativa se ci fosse una trattativa non vai a se lui te l'ha detto 50 volte ho parlato con i fritti ma non di rinnovo. Ho parlato con i ma non di rinnovo. Tutti lo sappiamo che Mourinho vorrebbe rinnovare con la Roma. Ci ha detto in tante detto, occasioni. Anche, il giornalista fa anche l'extra dichiarazioni. Sappiamo che Mourinho voleva rinnovare, lo sappiamo. Voleva il rinnovo da quest'estate, dal famoso incontro in Portogallo. A, a probabilmente si aspettava anche dopo la, dopo la vittoria della Conference League Murigno si aspettava il rinnovo di contratto è una notizia, notizia l'ha detto notizia. si aspettava il rinnovo adesso se tu fai quella dichiarazione non sei sicuramente in trattativa soprattutto conoscendo la controparte perché i Friedkin sono molto particolari non mi sembra che eh, loro amano fare la cosa e <coughs> poi annunciarla Quindi, io me lo, lo sarei aspettato piazza, eventualmente più dopo la finale di eh, persa, persa per colpa dei Capocetta pelata The Europa League, lì soprattutto, poi per tutto quello che è successo. Il rinnovo, dici? Il rinnovo, il, rinnovo il contratto lì. lì secondo sono... me non era convinto. Un sono... No, io ho, ho letto qualche giorno fa un articolo lì... sulla Gazzetta dello Sport. Non mi risulta che ci sarebbe stata un'offerta Nanno un a Murigno. Non mi risulta e ci ma... è stata adesso, sì, ci sarebbe stata da parte eh, della Ho letto, eh, ve dico pure insomma firma Massimo Cecchini ah, che sì, conosciamo sì, ma tutti certo, ma certo a me risulta quella eh, cosa non, eh, non metto in discussione ma offri un, un anno, anno di contratto so, a Mourinho ragazzi mm. quello che vi dico io è che secondo me sulla questione allenatore sarà lunga a meno che veramente non c'è lo sbraco e allora se sta a giocare pure la prossima stagione non è, è il momento del non quiz non quando Mai hai preso incenso. Mourinho quando hai preso Murillo Aspetta, a Murillo? Momento del quiz eh, con secondo... Vincenzo. Quiz. Intanto mi dissocio dalle parole gravissime di Filippo Biafora che in diretta ha detto Ammazza l'orso. Io, nel dubbio, <ride> di questi animalista. tempi, mi dissocio. Era l'allenatore quello che si faceva sempre. <ride> Andiamo... il nome la salvezza, eh? ammazza l'orso. <ride> Andiamo <'orso>. a riepilogare <ride> la classifica. Lo Iachini, esatto, lo Iagini di vent'anni fa. Sì, sì. Sì. La classifica, riepiloghiamo la classifica perché la scorsa settimana Piero ha subito il sorpasso dalla nazionale ospiti del Circo Massimo che si trova a. A 5 punti, Piero è in seconda posizione, a quattro Alessandro a pari merito e infine Gabriele, fanalino di gola di questa, di questa <ride> di questa classifica. Gira, Matematicamente. Sì. Io inizierei, inizierei con la prima domanda per il nostro Alessandro Andiamo. Austini. Allora, Alessandro, qual è il calciatore tra quelli subentrati ieri che ha il minor numero di presenze con la maglia della Roma? Vabbè, Opzione faccio. A. Bove oh, vabbè. opzione B, Azmon, opzione E Renato Sanchez, opzione X Pisilli. Eh, è meno facile di quello che pensate. Eh? Uno lo devi levare sicuramente. Lego Bove, eh. ovviamente. Sì, sì. Secondo me è una sfida tra Pisilli e Renato Sanchez, perché se mi parlate di presenza, non di minuti, giusto? Se no, non lo faccio mica io. No, io, lo sandro, io dai, so. per me è scontata la risposta. Per me no. Per me non è così scontata. Perché Renato Sanchez avrà giocato. L'ho visto oggi: 270 minuti. Eh, però 5 partite avrà giocato. Il minor numero di presenze con la maglia, maglia della, della Roma. Roma. Vabbè, Renato Sanchez. Renato Sanchez ah, è incredibile, certo, ma per... è. Esatta, perché esatta. La esatta gioca, è una domanda tra bocchetto perché esatto se si considera ah, le partite tra giocate... loro. Ma che, che <ride> sta a scherzare? La domanda non va? Non è la tua. Eh, ma, che te frega? Ma, ma non sta a schermare, ma che cara? Che sente la gola? Cioè, allora che Rubini ci ha più. Eh, Presenza esatto, rea... Dai, esatto si, perché si Pisilli, ne ha già, Pisilli ne ha già giocato 92 no, no, Tra tutte le gli giovanili. Bove no, a quota 129. Ma comunque, Pisilli, quante volte è entrato? Due volte. L'anno scorso 3, non 3, era con l'Inter, entrò all'ultimo no. minuto. Dell della... 3, entrato, eh? sì, sì, è, entrato, è entrato ed è già a 92, pensate, è già a 92. presenze io l'avevo detto al nostro autore che sarebbe stata una domanda contestata, ma ha fatto il bene, è stato giusto. Bravo Cirulli Smarrito dell'udinese Allora andiamo al nostro Filippo Biafora. Filippo. In quale altra partita, oltre a quella di ieri, la Roma ha indossato no. un completo spezzato ovvero con maglia Lo e so. pantaloncini diversi, so. A. Hellas Roma, B. Genoa Roma, vale. E. Torino Roma, in X Cagliari Roma. Mi ricordo un altro accostamento strano, non mi ricordo la partita, forse era Genova. Non, eh, Austin, ma non guardavo se mi da suggerimento. Ma io, posso, purtroppo, per la nazionale ospiti sono. Quindi, risposta? Torino-Roma, va. Ma... Torino-Roma, no, esatta, esatta. Esatta. <ride> esatta, oltre alla gara di ieri la Roma contro è il Torino ha giocato con la no, Sardegna sì. sì. no, 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 me la ricordavo perché avevano la maglia granata e quindi erano strane La maglia bianca e i pantaloncini invece erano quelli rossi sì, perché sì, il Torino giocava rossi. con i se Non ti sei solo bianco. buttato sì. quindi. No, no, avevo un ricordo perché Genoa era, mi ricordava l'avversario tutto rosso e non era il Genoa Quindi andiamo a Piero, andiamo a Piero, ecco la domanda per Piero Torri Piero, qual è stato il soprannome dato dai tifosi della Roma a Osvaldo durante la sua permanenza nella capitale? Opzione A: Timon. Opzione B. Ma questa non Osvaldo Opzione Ma che E è? Scar e opzione X. Io lo so. Simba. Ma che <ride> Il personaggio è il pre Disney. tutti i personaggi di sono stati creati, non lo puoi sapere. Ah. Risposta eh, è sbagliata, Izz, è sbagliata perché la risposta esatta era Simba. Sì, sì. Esatto, X, ha ragione il Simba. nostro Simba. Filippo Bianco, era il simbolo del Leone, no? Esatto, viene dal cartone animato Disney Rel Leone viene data o sbagliata per la sua somiglianza per lo stesso ruolo. Quanto si vede che fa Cirulli sbaglio con la statua male. Martone, Lui e tre amici suoi, ah, un cartone. Come? Hai mai visto te, un, un film d'animazione? Io vedevo Gatto Silvestro, <ride> eh, Bracco Baldo, Willy il Cogliote. Un po' Bracco Baldo, sì, <ride> eh, vedevo il, il, il Titti il Canarino, Tom e Jerry, eh, il Coyote eh, Willy e il Cogliote. Quello era fantastico. Con la T, mi quanto, eh, quanto sei Willy il Cogliote? Eh. Bene, bene. Andiamo al nostro conduttore. Gabriele, ma sei pronto? Come dicevo, un, un nuovo... Allora. Gabriele Conflitti, in quale puntata Gabriele Conflitti <ride> ha perso totalmente la testa per una domanda del quiz? Oddio, quanti opzione quanti A, puntata 8, no è possibile. <ride> opzione B, puntata 9, opzione E, puntata 10. Opzione. 10, opzione X, Chiaro, puntata questo. 11. Allora, puntata 12 no, non può essere che era quella <ride> scorsa e non era. E credo neanche la 10. Forse sì, era la 10. No, devi rispondere. Forse questa è la domanda più bella da quando sì, non Sì, hai... questa fa veramente ridere. Forse la 9, sto pensando quando non è venuto il maggio. Secondo me è la 10. Dieci. Puntata 10, puntata 10. Purtroppo era la è nove. sbagliata. Era la 9, era la 9. Gabriele era la 9. <ride> Andiamo a rivedere la classifica perché la nazionale ospiti fa un balzo. Ormai va in fuga la a 6 punti. Alessandro tiene, si tiene lì a distanza, ma comunque insegue a 5 punti. Piero si è fermato. Piero 4, Gabriele rimane in coda. Gli a ospiti sempre punti. in testa dicono che sono nostra, sulla preparazione. nostra preparazione. vabbè, sulla mia non domande veramente. Però a te 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 fanno delle domande e sono così: esatto. Cioè, eh, Ma non sono sulla temono. Roma poi. Perché mi temono? Ci dobbiamo fermare Matteo? Non sa dare risposte, mancano le sue domande. Ci fermiamo regia, non lo so, ditemi voi. Ci fermiamo, torniamo tra poco. Eccoci qua, questo è l'ultimo blocco del 2023. L'ultimo blocco: l'ultimo blocco, blocco. dell'anno, del, poi vai, vai con le classiche Dio domande di più. fine anno? No, assolutamente no. Ti anche momenti più belli, tre momenti più brutti. Sì, ma sì, facciamolo. Momenti più belli. Il momento del 2023 in positivo e in negativo? Tre Tuo tre... e de... ah, tre <ride> de... so della Roma. Allora, della Roma, ti direi che il momento più bello, secondo me, è Roma Bayer leverkusen. L'andata. Okay. Perché non ci posso mettere Budapest? Purtroppo, cioè, in teoria, no. il momento più bello è l'avvicinamento a Budapest. La marcia dei tifosi no, della Roma io, verso Budapest... Eh, però è stato l'accompagnamento alle finali. Se ti ti devo dire forse è quello. Il viaggio per male quel viaggio. Cioè la psicosa che si è creata D'entusiasmo entusiasmo tutti noi compresi Macchinate, a trovare un modo per andare. Riscali, cioè, proprio, che ti fa sì, capire sì, che per la Roma si molla tutto, non esistono matrimoni, lauree. Certo, va A Marta, la laurea di Marta Il momento più brutto... Ce ne sono stati tanti, eh? È il post partita. Ce ne sono stati tanti. Tu dici sempre Budapest, beh, sì. sì. Vai. Forse sì. Il 2023 perdere una finale europea. No, no, non penso ci sia. No, poi perde anche. Tanno no, poi perde la maniera. Cioè, sì, eh, il post, tutto il post, anche tutto quello che è successo in quelle ore, probabilmente, sì, Filippo? Uguale va sì, eh, anche perché io non ho una memoria come voi, il momento più bello... Come loro. Come te? <ride> no, come loro, perché hanno, so, più, hanno più memoria, no, memoria Ah, di eh, ricordare memoria, le cose, è memoria, memoria a breve ricord... termine. Memoria a breve, a breve termine, termine. sono <ride> un disastro. <ride> Brutto sicuramente Budapest, il post, il post Budapest. Bello, sì, forse l'avvicinamento, quell'entusiasmo, ma anche... Dopo la Coppa, dopo la semifinale di Coppa, sì, 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 quel, quel periodo là, Piero... ovviamente no, per me il momento più bello: è il 2 1 di Bala al Fajr, eh, penso. ci sta, ci sta. Avevo eh, pensato Piero anche a rindo, quello, però perché, perché lì ehm, è stato un momento di so d'accordo, de, de Avrei detto quello, avrei quasi detto ai livelli quello. del Barcellona, eh, non ai livelli del Barcellona, del 3 0, intendo eh, però lì, intanto perché lì. Di Bala ha fatto che se stessi bene saresti in altra Roma perché lo ribadisco con Di Bala sano poi dici vabbè non è sano e quindi a zero qualsiasi discorso ma Di Bala è la differenza tra una Roma eh, da Champions e una Roma no ma non solo per la Roma stessa è per come se mettono in campo le squadre avversarie ieri con Belotti e Sharawi e il Bologna dice, beh, pure se sbagliamo un rinvio, che può succede O sbaglio con Tibala, Tiburga, non c'è speranza. Quindi eh, poi per carità, quest'anno ha fatto pure poche partite eh, fatte male. È eh, il momento più brutto, è difficile trovarne uno più brutto eh, della finale di Budapest eh, inficiata da una capuccetta pelata inglese, eh, perché lì non c'è soltanto il fatto che non hai vinto la finale è che è legittimato pure il pensiero non me l'hanno fatta vincere e sta cosa è, è un po' come il Gode Durone per quanto mi riguarda cioè una cicatrice che non si rimarginerà mai non sanguina più ma non si rimarginerà mai io ogni volta che lo vedo in televisione mi risanguina io mi tengo anche l'orgoglio però di quella finale, di come è andata e tutto quanto e metto Roma Cremonese come punto più basso. Del 2020. Su, è vero, è vero. Perché comunque io della finale, sì per carità, ferita che resterà sempre, però ci cascherà sta. sempre l'occhio però mantengo comunque l'orgoglio per esserci arrivato, per essermela giocata e per avere l'asterisco che ah, forse certo. con altro quello arbitro sì, sì, mi però... dà quel rigore e forse, dai, forse il, il post è sicuramente un momento brutto quando perdi una, una finale. finale è... La è però finito. è vero che c'è un lato molto bello: cioè io te l'ho messa sia il più bello che il più brutto esatto. perché è stato un... anche il è sogno il di massimo. una seconda finale il consecutiva massimo, europea. Cioè, Vincere io... due trofei, andare in Champions League, andare a giocare la Supercoppa. in quei giorni dicevo. Lo pensavo davvero. Una partita che cambia la storia della Roma. Cioè io credo che se la Roma avesse vinto quella partita avrebbe fatto la cosa più incredibile della sua storia. Cioè sì. su, avrebbe superato lo scudetto. Perché vincere l'Europa League, che io ti metto pari allo scudetto come importanza, sì, sì. l'anno dopo che hai vinto la Conference League, è una roba mai vista. Quindi hai toccato un momento sportivo altissimo. Ci sei arrivato per una serie di congiunture Ma le coppe sono così cioè, Avremmo sì. parlato sicuramente di un'altra Roma Poi non è detto che sarebbe stata meglio in classifica Però non avremmo parlato di una Roma virtuale avevo 60 milioni in più Esatto, no? e non avremmo parlato di una Roma tutto, virtuale Supercoppa? Neanche se giocavano 60 no, milioni Super sono pochi eh. Supercoppa ce la consegnavano, no? Piero contro Pera Per me il si è presentato al secondo esatto. eh. tempo L'altro non stava bene in quel No, vinse i rigori, tra l'altro eh. Vinse i rigori Corsiere. Una bella soddisfazione ha capito, terzo allenatore, sì. allenatore. Chi che Sanchez Flores. Io spero che vadano. uno l'ammazzarso sì, spagnolo. <ride> l'ammazzarso spagnolo. <ride> spagnolo esattamente sì, sì, sì. Valenza, sì. Ziviglia, beh, ogni, ogni che... paese ha il suo il suo lo, iachini, lo iachini E invece Monci fuori da Siviglia. Ma Roxon veramente ha riso a faccia Guardiola sul gol Miracoli no. oh, ma Non era sul gol no, Ho visto no, un no. video su Twitter L'ho vista la partita No, Non ha riso che. in faccia guardandola sul gol Però in un altro è momento C'è stato sì, in qualche, sì. No, Qualcuno ha schizzato momento Cioè sarebbe stato incredibile Se l'aveva fatto sul gol Partita no. paradossale quella eh. City fa 80 minuti di dominio E prende due gol Un rigore assurdo che fa fote alla fine vabbè. Ragazzi Quindi... dall'inizio della stagione il City gioca senza De Bruyne Che è il giocatore che sposta Più di qualsiasi altro al mondo Nella totalità di una squadra De Bruyne è un giocatore insostituibile e loro un eh, po' lo stanno pagando tra l'altro il norvegese quest'anno mi pare, poi si è fermato sì, non ha giocato sabato. Eh, però è perché un po' una, eh, ma l'assenza di De Bruyne per me è devastante per City sì, ma comunque parliamo di una partita dominata per 74 sì, sì, 75 partita, minuti poi c'è stato quel 2-1 e il crollo mentale e psicologico vabbè, da che cosa riparte la Roma non dico dopo Bologna, ma da questo lunedì in vista della fine dell'anno, visto che andiamo da Lugano. Mi sembra anche abbastanza scontata come risposta. Eh, domenica contro il Napoli, giusto? Sabato. Domenica cosa... è Vigilia. Eh, te, rientra, te rientra il centravanti titolare. Giocatore che ha già fatto 11-12 gol. Mi pare. In stagione, uno che. Insomma, una certa differenza la può fare. Oltretutto mi pare che la coppia dei centrali eh, del Napoli quest'anno sia un po' scesa di livello, che Ramani senza il coreano è un altro giocatore, che il coreano da quel era punto di vista... Sì. Era anche, un dal netto che poi anche se sta a fare fa un po' fatica. Adesso si sta un po' a riprendere. Eh, io credo che, che Lukaku vera. può essere la variabile positiva per la Roma domenica prossima, anche se, guarda caso... Napoli via Roma e ritrova il nigeriano e il giorgiano. Giorgiano non ancora, però fa gol e quel gol gli farà bene. Ma Osimene, secondo De Garazvea, sì, sì, sì. il secondo gol di Carasveia, è un nigeriano, fa una cosa sì, sì, fa no. secondo i, me è quasi inconsapevole. I palleggi consapevoli, il tacco e se no consapevoli. No, e rimane, no, diet rimane dietro e se la sposta avanti. Però, secondo me, invece, è proprio giocata la campione Ha ritrovato i due giocatori che fanno la differenza. Filippo? Sì, riparte da Lukaku e riparte spero, spero dall'orgoglio ah. dei giocatori. Perché Anzalex. noi abbiamo parlato tanto di Mourinho, io sono sempre d'accordo nel parlare del, degli allenatori, ma a volte mi ci metto anch'io, picchiamo nel non parlare dei giocatori. Perché ieri ci sono state prestazioni. imbarazzanti da parte di qualcuno e non sono le prime. E... Senza fare nomi perché sono tanti, sono tanti i giocatori che... No, possiamo possiamo fare anche nomi, ma sono tanti eh, giocatori... Uno è Pellegrini. Eh. Che è l'hashtag di Filippo. L'ho Pellegr... fatto l'hashtag, ma inizio non, non pensavo solo a lui, penso anche a tanti altri giocatori. Lo stesso Sharawi, mi sembra che quando giochi titolare non, mm. non riesca a incidere per fare un nome di uno che comunque non è che è stato disastroso in tutta la stagione, anzi ha fatto spesso buone partite. Spinazzola lo vedo totalmente fuori fase probabilmente non avrebbe neanche giocato se non fosse stato squalificato Zaleschi ehm, ieri pare adesso è cristante male credo che la scelta di lasciare fuori Bove in questo momento sia, sia un errore da parte dell'allenatore soprattutto contro quel centrocampo là. soprattutto contro un centrocampo di, dici che è un centrocampo dinamico che hanno la fisicità il motore Mauro e tu lasci fuori l'unico tuo motorino un po' è un errore però in generale spero che anche i calciatori un qualcosa tirino fuori perché mh, è vero che è l'allenatore che dà l'impronta alla squadra ma anche la mosceria su alcuni contrasti il trotterellare in campo molte volte i giocatori hanno trotterellato ieri ricordiamoci sempre la Roma ha perso altri 100 milioni nonostante il bilancio sia migliorato e qui 100 milioni in tutti i costi sono gli stipendi dei giocatori la Roma ha degli stipendi altissimi eh, però stipendi che comunque anche questa è un società po' populista. Eh. No, 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 assolutamente. È un po' populista, <ride> ma quando Alessandro mi dice sono d'accordo con lui che forse è meglio non tirargli la stoccata pre-partita, però Belotti 3 milioni, Pellegrini 5-6 con e eh, 3,5, Awar ne prende 2, eh, Selic ne prende 2, eh, Paredes ne piglia 3-6. Cioè, sono ingaggi secondo importanti. 3-6 sono ingaggi importanti secondo di anche virgola e ingente <ride> sì sì e quindi mi aspetto qualcosa anche dai giocatori e spero che i giocatori capiscano Pare di là se è tornato a Roma o alla Roma penso a Roma <ride> perché a Roma e tu lo dici nella dichiarazione quando smetto di giocare vengo a vivere a Roma questo è un tema eh, che per me è sempre stato Per me è proprio una grossa sconfitta Ar... personale, Io... Paredes, perché ho sempre stravisto per Paredes Gli ultimi anni però di... bisogna, Per me bisogna fare una riflessione. Mourinho vuole restare a Roma o alla Roma? Mm, tutte e due, tutte e due. Mm, non mi sembra so. uno che viva tanto la città, Mourinho, eh? Non no, è un presenzialista però... dei eventi. Ha lasciato pure casa, no? Sì. Secondo me sì, sì. dovremmo fare una riflessione su viva quanti Trigone, giocatori. Però. Sì, più o meno sì. Credo che poi c'è pure una base in un albergo, Credo che si sì, tra albergo, Trigoria, però molto più cioè, da quello che so spesso a Trigoria mi sì. sapete dire quanti giocatori passati per il Paris Saint Germain sì. e poi andati da altre parti hanno fatto bene? Penso nessuno, <coughs> anche perché sono ne ne sazi trovo... vuoi dire? Non ne... No, secondo me stacchi la spina quando arrivi in un campionato non competitivo. Nemmeno la Liga nel campionato è rotto, non competitivo. È David è andato Luis, in Florida. Se ne andò dalla no. chi? O ci è arrivato lì? Tiago, forse Tiago Silva è andato al Chelsea. Beh, beh, sì, beh. Sì, beh, forse Tiago Silva. Sì, sì. Lasciano stare. Ho fatto molto. No, sì, sta 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 so. è stato a paese. Sbaglio. È transitato per Parigi. <ride> 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 Ragazzi, sostanzialmente, nessuno. Nessuno, Vabbè, nessuno magari non ce, li, non ce li ricordiamo. Ce ne sono talmente tanti che forse qualcosa. Eh, ma ce ne sono pochi di quelli che sono poi andati da altre no, parti. No, che hanno è fatto vero, è vero. Qualcosa di positivo. No, però magari qualcuno è stato un anno, manco te lo ricordi. È stato Telepromozione, al visto che parlavamo di Paris Saint Germain, ieri un ex Paris Saint Germain. Anzi, no, un è ex. Ancora un... Ah, un ex. Punto. Vabbè, avete capito, Renato Sanchez. 17 minuti sostituito. Io non ho capito, non, ho capito. Cioè, non ho capito perché è entrato non perché è uscito non te ho te credo perché la, è mi sembra che a Roma TV l'abbia spiegato ha detto che dopo i, la partita che aveva giocato in Coppa sperava di, che potesse dare quel, avere quella continuità. grinta quel, dargli un'altra possibilità dargli continuità ma... in un quarto d'ora di che stiamo parlando? Cioè, non ha senso. Un momento forse Ragazzi, più paradossale della senso. Roma insieme ai sei è stato, è stato paradossale. sono d'accordo Non aveva senso sul Leggi di gestione. <ride> è un'altra cosa da mettere là per non parlare della partita. Però per aspetta, distrarre fatalità no. su un giocatore su per lanciare messo... un messaggio. Esatto. su Un giocatore per su per lanciare cui messo un la messaggio. La però scusate. Io trovo sbagliato il cambio e. Almeno ho pensato che abbia chiesto scusa perché pensavo che ci mettesse il carico. Perché nel ci hai creduto? No, aspetta, però. Renato Sanchez, ragazzi. Cioè, ha certificato un come... suo errore. Mi potete però? dire una cosa? Come si fa a, prendere, a vedere una corsa ma sul tapirulan de, delle visite mediche? Cioè, non, non, è, non, non, cor non corre in campo, non è, non è un atleta. Mi, mi fa impressione, mi, fa impressione per, ragazzi, cioè, mi dispiace eh. per lui come ragazzo perché io me lo ricordo al Benfica, me lo ricordo nelle difficoltà al Bayern Monaco, le difficoltà allo Swansea. Si era ripresa a Lille, eh, sì, che poi è un problema. Però in realtà, dati alla mano, non fa sta stagione di continuità, ha dei problemi. Però Galtieri lo dice, va a coccolato, cioè, sì. sì, sì, però passa che quell'anno sì. a Lille l'abbia fatto, Rai no? King. Però ragazzi, in realtà, ha giocato comunque sempre poco. Io eh. vi ricordo che ha saltato 40 giorni, 41. Era uno stato prelesivo. Vabbè, quella è una sciocchezza che ha detto la Roma. Eh, ma Canzo, non c'era una dagli esami. Sta Tutti noi abbiamo uno stato prelesivo, magari. Non e io faccio male. Prelesivo, è pre prelesivo. No, ma, me ma so che vuol dire prelesivo? Vuol dire che non era una completa. Preinfluenza, una... <ride> <ride> no, cioè, Ma che vuol dire che c'era qualcosa? Ma che C'era Io sono 40, anni. Sono 40 certo. anni e bazzi che il calcio diciamo dall'altra okay. parte da barricata secondo non me mai è sentito. stato spiegato male. Su sul fatto che sia stato spiegato male sono d'accordo con te eh. prelesivo da come l'ho interpretato io è che non, non c'era proprio una lesione completa ma c'era qualcosa sul muscolo però non era una lesione completa cioè di bala c'è la lesione fai la risonanza si vede di bala c'è l'edema non so che ma non, so, non faccio l'ortopedico o il medico sportivo è una lieve lesione no? quella eh. di di bala sì una lieve lesione però 40 giorni così, e poi ti dice che in allenamento ah, non, può, non può correre, non c'è intensità, mette soltanto qualità e non intensità, mi, mi fa impressione. Ma andrà via a gennaio? Ragazzi, ma non lo so, sicuramente... Chi sorprende? Beh, tu PSG. comunque... Suo, devi il, favore. il PSG ha, sa che è un chiamero no, c'è che... eh, allora, da, da dire, da dire che, che tu hai un pia ingaggio pia. che paghi e che hai tolto al PSG eh. che paga la, soltanto diciamo, il Sei costo, 6 mesi, monta... eh? sì. mesi pure meno perché è arrivato a ferragosto. Mi pare, eh, giusto, sì, pure meno. Un discorso si può fare ora. Bisogna capire come lo utilizzerà Mourinho. Da qui a con quelle prossime due partite, tre partite, diciamo anche la Coppa Italia di inizio gennaio, perché se non dovesse vedere mai il campo è meglio andare dal PSG e dire guarda, eh, paghiamo metà dello stipendio rimanente e cercate di farlo rivalutare se no qui tanto sta in panchina fino a fine anno e ci perdiamo noi, ci perdete voi cioè, anche il PSG avrebbe un interesse. un interesse a farlo rivalutare anche che va a giocare in Qatar che va a giocare in Arabia Saudita che va a giocare pure in Norvegia ma così non... non... Ci non sono la qui? cosa di ieri non mi sembra recuperabile non mi sembra recuperabile Anche la sua faccia Nella testa del ragazzo sua, Esatto è Uno che eh, ha bisogno di fiducia di Lo stesso Mourinho ti ha detto Che ha dei problemi emozionali Quindi vuol dire che La parola dell'anno È emozionale. più nella sua testa Oltre che fisico il problema Perché evidentemente i dottori Non, non vedono Cioè un infortunio si fa male c'è cioè, la risonanza Non lo certo. so Cristante se è il distacco del tendine Quello è stato e quello, è quello è stato è. e quello è Evidentemente c'è una componente mentale, lo sappiamo tutti quanto nel lavoro, nello sport e la, la testa <coughs> conti. E dopo una botta così, io lo vedo veramente difficile che lui possa, mh, possa riprendersi. Poi può essere anche quella magari, cioè, quella cosa talmente esagerata che ti fa dire: Oh, ma io devo, devo dimostrare che sono un calciatore. Eh, Renato Sanchez è del 1997, non è che sì. a 34 anni c'è cioè, potenzialmente ancora. 10 anni, di, sì. anni di carriera di cui 6 di livello 4 mm. magari bassa Francia Bassa, però, Francia. bassa Francia però sì, non questo Marcello gioca a Nizza a Cannes così, non, è così il discorso è... di, un, di un enologo <ride> sì. questo è un vino della bassa Francia i sentori della sì. bassa Francia sì. esatto sai sì. cioè un Montpellier sento di <ride> e un Montpellier capito sì, dannato <ride> vabbè ma finiremo mai quest'anno di parlare di una Roma senza sì e senza ma Piero no, no credo che sia impossibile Roma, per come è costruita proprio i sì, sei, sì, ma ce l'ha eh, sempre, ce l'ha nel DNA sta squadra per come è stata costruita. Fermo restando, io non posso poi cambiare idea. Eh, a me, la, quando la Roma ha preso Renato Sanchez quest'estate, eh, io mi ricordo che c'erano 10.000 collegati a con l'Aeretto che stava arrivando. Vabbè, era diventata pure Vabbè. una sorta di psicosi collettiva S quella ehm... ormai, eh. Boh, veramente l'Aeretto. Per... Boh. Magari il mio ottimismo eh, mi faceva pensare bravo, che poteva essere, bravo, sì. poteva essere un'aggiunta eh, importante per la Roma. Magari no per 40 partite, Posso ma... dire una cosa su Renato Sanchez? Il Milan ha schivato un, un proiettile sì. importante perché l'anno scorso il ha, Milan l'aveva preso, preso eh. ingaggio di 6 milioni netti, poi lui ha l'offerta del PSG e... Rilancia un po' col, col Milan, e il Milan lo abbandona con Mallini e Massara che impazziscono. perché lo, Ne parlano male, tra l'altro. dicono giovane. male del ragazzo. e In realtà, alla fine. Vabbè, vero, bel... hanno preso Righi, che non è che sia stato tanto meglio del Renato Sanchez Però almeno è... no. hanno preso a parametro zero, 6 cioè, milioni per 5 anni. Certo era il sommiamo. classico giocatore che ti affossa. Assumiamo Wainaldo Marnato Sanchez, veramente viene Io gioco pure Pastore. Parte Siamo anche... l'unica squadra europea che dai soldi a Però eh, almeno Paredes, Paredes gioca. No. Male ma gioca. Cioè non lo metterei nello stesso gruppo. No, no? beh certo. Lì è Paredes deludente è... ma secondo me sta dimostrando poi alla fine la sua vera dimensione fondamentalmente. Io poi dico un'altra cosa. La squadra è stata costruita male perché mi pare evidente che la Roma abbia delle carenze. Gli manca un difensore a centrocampo, non c'hai nessuna certezza in questo momento tranne Cristante. Gli manca un difensore perché Smalling sta a fare il vegano. Gli esterni, C'hai gli esterni non ne fanno una certezza però, sugli esterni? Eh. No, non c'è una certezza sugli esterni. Non hai le alternative giuste per Di Bale e Luca. Quindi è stata solo costruita male, si può dire oggettivamente. E Mourinho è uno che i difetti li esaspera, cioè non è uno che te li risolve, te li copre. È uno che se c'hai dei problemi, delle falle, diventano più grandi. Piero Torrismo. Eccoci qua. Io prima di andare a lanciare l'ultima clip del 2023, forse, forse voglio ricordare l'appuntamento di domani, Gabriele. Anche se forse siamo al completo. Siamo al completo, avete sì. prenotato tantissimo. Viamo completa Flavio. Ve l'avevo detto. Vi ah, Siamo, siamo tutti. Se si libera qualcosina, domattina forse una minima speranza c'è. Cioè state lì collegati. Che per mangiarci magari, una cosetta esatto. tutti insieme, per farci gli auguri di Natale, eh? Ok? okay. Offre Tutto Piero Turismo. Questo lo tenderei a scusarlo. Ma <ride> ci insomma. sarà Matteo Cirulli che passerà per i tavoli facendo col domande piattino. a ognuno di voi e vedere insomma col quiz. Ok, basta con le, con le ciance. Lancio l'ultima clip di Piero Turismo. Eh, eh, S Roma ship posting rappresenta l'avanguardia dei meme sulla S-Roma.

1014, basta, perché veramente c'è è uno scandalo, ma che domanda è? Ma come ma dove posso saperla? Ma come è bello? Ma questo è un No, no, così non si fa! No, si... no, 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 ma questa, questa mi prendo anche il punto! Ma lei sta barando pure il parere 1014, no! 1014! a vedere, non... ma scusa, adesso umanamente... Se io pubblico una foto mia faccio, ti faccio stas... sbagliare anche quello, io tengo il culo. Tu dimmi perché invece contare il numero dei palloni toccati da Felipe Anderson? No, però <ride> no, una cosa logica ci può te. un po' più arrivare. Hai una partita che hai visto ieri. Ma io che ne so. Ma tu sei un grande fanno. studioso dei sogni. Ma è, Ma è scandalo. Lo Piero, sai? riuscirà a risolvere il suo rapporto con il clero? Sì o no? <ride> Questa è la domanda di stasera. Ma in realtà già l'ho risolto in maniera molto drastica, molto netta. <ride> non <parlando> il clero <ride> da una parte, io da dall'altra. Io un po' mancazzo. Pure cioè, cioè, è vero che un paio eh. di. L'Asia, io. Io so, io eh, vedi, vedi. Eh, e comincia a tirare fuori a fine <ride> bombero, bombero. buon bravo bo. eh, in so, punto eh, la Roma è sempre stata antipatica la somma l'antipatia di noi romani poi a noi non ce ne frega niente io ho girato per 30 anni in Italia dovunque andavo la cosa più carina che mi sentivo dire romano bastardo quindi eh, e io litigavo insomma, a Verona ho litigato ogni anno puntualmente a, 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 a Udine ho litigato a Bergamo ho litigato a Brescia ho litigato mi sono pure sposato a Brescia no? eh, eh, no, una no, volta. A, a, a Milano ho litigato con l'ufficio stampa Ma una volta mia, così o... a Torino un medico eh, ma forse sei eh, te però no no. No, 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 no 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 questo disincanto questa capacità de, dell'ironia romana ma soprattutto dell'autoironia eh, autoironia romana che nel resto dell'Italia fanno fatica a, met a metabolizzare perché sono tutti in carta pecoriti. Eh... Eh, allora io che mi appello la legge è uguale per tutti all'uniformità del giudizio mi posso fare rode un po' il chiccherone anche se magari non sono d'accordo con Mourinho e con certi atteggiamenti o dichiarazioni di Mourinho. ma perché Sarri è assolto a prescindere e Murigno è colpevole a prescindere mi può del chiccherone ma infatti eh. no, io non farei il... eh, e qui è viene... come se io faccio uno scippo mi danno tre anni, o fa Sarri, esatto. assolto Scherzo. eh? Ma, ma l'Italia è questa: amico Capito? da amico da amico, il eh, palazzo, eh, questa è Univoglia, eccetera, eh, eccetera. Questo è, è il paese. Quindi, questo ti dimostra cioè. che però, non è. Vai. Prima domanda, vero o falso del quiz del Circo Massimo? Vero o falso, carissimo Secca. Lorenzo? Lorenzo sta al 50%, noi stiamo al 25%. Questa è una domanda eh, non regolare Bonamente, Un po' vero, un po' falso <ride> era, so? eh, cioè, era sbagliata no. sta domanda ah, no, Quella, quella con che è la risultanza dogli, sotto la cirulli. Quella storia a di quadrato, quadrato. Sì. Okay, okay. Vedo due cotumaccio, forse la vista mi, mi fa cilecca ah, Due cotumaccio, beh, eh, ti piacerebbe Vincenzo Ti no? piacerebbe a te Ciao a tutti, quasi a tutti Eccoci qua, stasera non due Cotumaccio, uno finto e io ringrazio sempre tutta la squadra del Circo Massimo per avermi ospitato e grazie a voi. Vieni a te Gabriele. Grazie a te Vincenzo, grazie, te, grazie, grazie, grazie al nostro te. Vincenzo Lauria. È finito un altro anno in nostra compagnia che fa anche rima. Terzo. Sembra ieri. Quarta stagione in realtà. Però terzo stagione. anno. Terzo anno che sta per concludersi. Buonanotte Alessandro. Buonanotte. Alla prossima. Auguri a tutti. Se non ci vediamo non so per, cosa, per cosa precisamente, però la Roma giocherà prima, durante, dopo le feste. Filippo Piafora sì. va a sciare senza sci, l'unico uomo no, che scia senza... Io... Hai mai sciato te Filippo? Ah, sì, sì. Ah, Anche sì. con Alessandro e altri sì, colleghi. gli fanno su misura, <ride> pure gli sci. <ride> io sono dalla da discesa libera, capito? Quelli alti, grossi. Non No, fa curve. no da non non spalo, certo. ma vai, vai, dritto. Non fa curve, il va fisico dritto. non permette. Buonanotte alla prossima, grazie Filippo. Grazie a voi. Buon Natale buonanotte, e buone feste Speriamo Natale e, Nad e Capodanno Dipendono da Roma Giornano il 23 e il 30 Eh già Chissà eh. Torneremo a commentare Le geste a Roma Chi lo sa Semmai ci vediamo l'anno prossimo Buonanotte a tutti Con piedi no